Mister, buongiorno. Buongiorno. Allora, in settimana abbiamo sentito il Presidente che ha parlato di tranquillità, ha parlato di affrontare questo periodo con la giusta compattezza di tutte le componenti, però ha detto anche una cosa importante, ha detto: io andrò a Trapani insieme con la squadra, ma voglio che la squadra dia il massimo, perché mi è sembrato che nelle ultime partite mancasse quel qualcosa in più dal punto di vista caratteriale che ha caratterizzato questa squadra dalla passata stagione. Sì, può essere che qualcosa caratteriale quando una squadra crea tanto, come noi abbiamo creato contro la Lino e contro Modena, e dopo non riesce a vincere, è normale che la squadra caratterialmente può cadere un po', ma penso che l'impegno dei ragazzi non si può mettere in discussione, perché anche nell'ultima partita contro Entella forse sono stati un po' emozionalmente vuoti dopo il primo tempo, che non abbiamo fatto bene, dopo siamo ripresi, abbiamo fatto meglio, ma questa sopramotivazione dove ho parlato forse ha fatto le gambe pesanti e non siamo riusciti di esprimere un bel gioco, ma impegno non ha mancato a questa squadra negli ultimi 16 mesi. Forse abbiamo fatto qualcuna partita meno bene o meglio, ma impegno delle ragazze non lo metto in discussione. C'è una squadra con un gran carattere che vuole vincere sempre, questa mentalità che dobbiamo tenere anche il sabato in Trapani. Facciamo il capitolo di Fortuni, Scitum ha recuperato, porti via. Io ho recuperato, Tamas ha recuperato, l'unico che sta un po' così è positivo, che non rischiare niente in questa situazione dove Terzi sta fuori, ma anche Terzi penso che la settimana prossima già possa fare qualcosa con la squadra, forse non per Cagliari, anche lui dice per Cagliari, per Novara sicuramente staranno tutti e due, e l'unico che rimane è Krušić e Miguel De Vasquez, che il mister volevo chiedere la stessa cosa successa a Valentini l'altro giorno. Questo avversario è l'avversario giusto o è l'avversario giusto o sbagliato in questo momento, oppure è differente, insomma, uno vale l'altro, oppure non so, tra hanno delle cose particolari anche meno, oppure che possono rispondere alle esigenze dello stesso, insomma, come la vedi? Noi dell'avversario, se è giusto o non è giusto, se verrà sul campo successo, ma non posso apprezzare adesso in questo momento se un avversario giusto o no. Loro, anche loro vivono una situazione come noi, dove forse giocando bene non raccogliono lo che potevano e lo che meritano. Ma noi oggi abbiamo parlato un po' di avversario, fino alla partita solamente parleremo del nostro atteggiamento e di quello che noi vogliamo fare sul campo. Tutta la partita hai mantenuto lo stesso modulo, diciamo, tanto i giocatori. Ora rientra appunto Sintum a disposizione. Come pensi di continuare il percorso, cioè di tornare al modulo utilizzato da Salerno in precedenza, oppure mantenere questo schema che è usato? Sicuramente sarà di due sistemi, 4-3-3 o 4-2-3. Queste partite, con la partita di Entella, abbiamo giocato come volevamo giocare, siamo stati, non dico pericolosi, ma siamo stati in condizioni di diventare pericolosi. Anche giocando così abbiamo creato 5 palle gol, ma ha mancato qualcosa, questa convinzione di fame di fare il gol. E questo è il gioco che stiamo facendo 7-8 mesi fa, dalla quella partita contro Modena a casa, e penso che ha dato sempre buoni risultati, rimarrà
filosofia e la nostra mentalità, questo, no? Però come dico, come abbiamo fatto tante volte, a volte abbiamo giocato 4-3-3 con successo, a volte abbiamo fatto 2-3-1 con successo, come è successo, ma sono due sistemi di gioco che sono abbastanza compatibili. E per quanto riguarda la gestione del tema degli attaccanti, a chi pensi di dare fiducia all'inizio? Sto dando fiducia a tutti, penso che tutti e quattro dato più fiducia a Nene Calaio e ai Cattelani, un po' meno a Cari Rossi, ma è un ragazzo che lavora bene, che avrà minuti in futuro, saranno tutti e quattro importanti. La fiducia di loro sanno che hanno la fiducia di allenatore, che devono fare collaborare un po' meglio quando sono sul campo, essere più amici, e così riusciranno anche a fare il lavoro. Penso che il lavoro che stanno facendo nella parte difensiva è buono, direi buonissimo, e forse per quello non sono sempre accertati quando sono avanti. Ma sono sicuro che questo darà in futuro, darà risultati anche agli attaccanti. I risultati sono il gol, quando arriva il gol arriva anche la fiducia in se stesso. E la fiducia, ho fiducia in tutti i quattro. A chi darò, sono cose, guardo l'avversario, come gioca l'avversario, chi sono i difensori, come è il campo, ed è tutto questo. Chi salterà al campo dall'inizio, quando tutti e quattro la trappano, e forse avranno la possibilità di giocare tutti e quattro. Non allo stesso tempo, durante la partita possono entrare tutti. E dopo la partita hai speso due parole su Rossi, diciamo, quando era subentrato, la situazione che si era creata, che è difficile, diciamo, la situazione di calcio. E cosa manca secondo te a Rossi per partire dall'inizio, cioè per essere titolare rispetto agli altri? No, non le manca niente, in questo momento sto dando un po' più di fiducia a tre giocatori che sono più adattati alla Serie B, che conoscono la Serie B o il calcio italiano un po' meglio, che sono più esperti, che già hanno fatto carriera dietro. Carino è un ragazzo che lavora molto bene, che ho detto lavora sui minuti, ma è un giocatore molto, molto interessante, che si impegna tutti i giorni, e per quello gli sto dando minuti, non tanti, ma possibile in futuro farlo giocare dall'inizio, perché no? E sulla prova di Arrasti, insomma, è stato uno dei protagonisti del centrocampo, anche lui sta, come avevamo detto, Digimani ha iniziato il suo percorso, iniziato magari un pochino più sordina, poi dopo ha dimostrato subito il suo lavoro e ha fatto un bel video. Ma non è facile entrare nel gioco 10 minuti, 15 minuti, un giocatore vero si può vedere come gioca 2, 3, 4, 5 partite di fila. Penso che lui già dal primo giorno si era dato molto bene alla squadra, alla società, all'ambiente, è stato molto paziente e adesso sta dimostrando che può essere molto utile alla squadra. Parliamo un po' di questo tra la squadra, come dicevi tu, che magari ha fatto una prestazione nella quale meritava di più, che invece non è riuscito a ottenere il risultato, 4 sconfitte consecutive sono sicuramente pesanti. Però l'inizio del campionato era stato di tutt'altro aspetto, addirittura si pensava a una possibile sorpresa anche per le zone alte. Trapani all'inizio non solamente hanno giocato bene, sono stati molto efficaci, hanno fatto tanti gol, subito pochi, hanno giocato tutto il calcio e dopo calo di risultati, direi, ma è una squadra dove ci sono giocatori che già hanno scorso la Travani, con Barilla, con Andarovic, Pavarotti.
Carullo, Sundai, sono tanti, Fazio che è arrivato da Ternana, sono giocatori della B che conoscono la B e sanno che lavorando si può girare la foto. Sicuramente come tutte le Trapani sarà una partita molto molto difficile. Sempre vincere la partita sapendo che c'è un avversario che è specialmente a casa è molto potente. Ecco, questa voglia di avere la squadra di vincere, no? Mi riferisco in particolar modo ad esempio alla prestazione di Catellani anche nell'ultima partita, no? Questa grande carica che ha sempre lui, che però lo porta a volte anche a strafare, a portare palla troppo, a cercare di risolvere un po' da solo. Potrebbe può essere anche un difetto che hanno anche altri giocatori in questo momento, ecco, magari sta mancando anche questo secondo te? Io penso che sono, come hai detto, sono tanti giocatori che in qualche modo se sentono in debito con la società per tutto lo che ha, per una rinnovazione, perché abbiamo preso giocatori e forse si vedono non nella migliore condizione per questo solo, ma stiamo provando ad aiutare le ragazze, parlando tanto con le ragazze, sono ragazzi bravi che vogliono, questo è molto importante, ma come hai detto può essere anche molto produttivo, come si è visto in Andrea, ho parlato con Andrea insomma, di queste settimane, anche le ultime settimane, e lui si deve rilassare, fare godere il calcio un po' di più, no mettersi tanto sotto la pressione di aver diventato un giocatore molto importante per Spezia, perché l'anno scorso forse non era quello che si aspettava tanto e era una sorpresa. Adesso forse questa pressione che uno sente di confermare l'anno scorso le pesano le gambe, ma Andrea uscirà da questa situazione e tutti quelli che possono stare forse così allo stesso livello con Andrea sono contentissimo perché lavorano bene e sono bravissimi ragazzi. Grazie. Grazie mister. Grazie a voi.